Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi settima uscita della Street Fighter Collection. Oggi abbiamo Bison, andiamo subito con l'unboxing. Ho pensato poi di fare una cosa: tra qualche giorno, anzi forse settimana prossima, prendo tutte le figure della collezione fino ad oggi, quindi i primi 7 numeri, e le confrontiamo. Che poi ragazzi sembra fatta apposta, ma vi assicuro che non è così. Ogni volta che esce una figure tutti dicono: ma questa è la più bella, questa è la più bella. Non è che lo facciamo apposta, è perché è la nuova uscita, allora tutti, dai, è bellissima, no? È meglio dell'altra. No ragazzi, è perché qui la qualità è qualcosa di superiore e uscita dopo uscita sono sempre più belle. Quindi ragazzi è difficile determinare fino ad oggi qual è la più bella. Ho visto questa e vi devo dire che è tanta roba. Io adesso ve la faccio vedere aperta ragazzi, ma credetemi, è qualcosa di incredibile. Per questo voglio fare un video, magari settimana prossima, dove prendo le prime 7 uscite e le confronto, perché almeno ci leviamo ogni dubbio. Qui abbiamo il fascicolo. Guardate quanta cattiveria in questi occhi e questo sorriso soprattutto. L'imperatore Bison, un uomo senza scrupoli in cerca del potere supremo. Vediamo qualche dettaglio. Data di nascita sconosciuta. Bene, altezza 1,82 m. Peso variabile, comunque intorno ai 112 kg. Prima apparizione Street Fighter 2 del 1991. Adesso vi faccio vedere il poster, anzi il mini poster. Eccolo qui ragazzi. Comunque tolto il primo poster che era qualcosa di gigante e non sono riuscito neanche ad appenderlo dietro perché è veramente enorme, questi mini poster sono comunque molto carini. Facciamo piano, tiriamo fuori il cattivone. Guardate qua, guardate che spettacolo, queste fiamme oscure in mano, sotto ovviamente c'è il nome, sotto ogni basetta. Guardate che bello. Questa statua ragazzi veramente non ha un difetto, colorata in maniera perfetta, dettagli bellissimi e poi queste fiamme oscure che sono trasparenti, bellissime. Guardate qua, questa veramente ragazzi è l'unica collezione dove invece di peggiorare, perché poi diciamocelo, tante uscite da edicola, magari la prima, la seconda molto belle, poi andando alla lunga le fanno sempre un po' più brutte, trascurano qualche dettaglio. Queste qui ragazzi, ogni uscita è sempre migliore della precedente. Guardate qua, guardate che spettacolo. Settimana prossima facciamo questa bella cosa, prendiamo le prime 7 uscite, le mettiamo a confronto e decidiamo fino adesso qual è la più bella. La prossima uscita ragazzi è Vega, mi stavo anche dimenticando di questo dettaglio, che dietro ogni uscita si può trovare la prossima. Quindi ottavo numero Vega, un po' sì costo Vega rispetto agli altri, però molto molto bello. Lo so che su internet possiamo vedere il piano dell'opera, però a me piace così ragazzi, fa molto anni 90, no? Quando internet non c'era, agli inizi che internet non c'era, e tu scoprivi le cose passo passo, quindi a me piace così, piace viverle così le collezioni. Poi ognuno è liberissimo di farlo, di vedere i piani dell'opera, di vedere quello che vuole. A me però piace così ragazzi, piace scoprirle passo passo. Bene ragazzi, detto ciò, dal vostro Valerio è davvero tutto. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre con la Street Fighter Collection, per comparare le figure, e tra 2 settimane con l'ottava uscita, ovvero Vega.